cerca. Eccolo qua, gioca. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Alessia e siamo in un nuovo episodio di Impariamo a giocare a Roblox. Sì, perché io non sono molto esperta con Roblox, ma sto imparando a giocarci perché tantissimi me l'avete suggerito e voglio farvi contenti. E devo dire che l'altro giorno, quando ho giocato ad Adopt Me, se vi siete persi il video ve lo lascio qui sotto in descrizione, mi sono divertita tantissimo, quindi voglio provare tantissimi altri giochi. Tutti voi sotto quel video mi avete suggerito di giocare a Brookhaven. Non sono neanche sicura che io lo stia dicendo giusto, quindi se sto sbagliando correggetemi nei commenti per favore. Beh, non ho idea di come si giochi, quindi scopriamolo insieme. Allora, eccoci qua. Gioca. Ragazzi, sono nuda. Perché? Oh, ho cliccato gioca e all'improvviso sono diventata nuda. Avatar, credo di poter... nome? Mi chiamo Alessia. E poi voglio questa qui. Ah, aspetta! Ho una piccola Alessia che mi segue, non sono io Alessia, ok? Già sto cominciando malissimo, aiuto! Mi metto questi capelli qui, simpatici, o questi? No, questi qui sono più simpatici. Cosa devo fare per avere dei vestiti? Ah, eccoli qua, li ho trovati. Questa qui tutta bella colorata, e poi dei pantaloni, questi qui pure tutti belli colorati. E ragazzi, sto facendo l'arlecchino, ma mi piaccio, quindi andiamo avanti. È una bellissima città, devo dire. Vediamo cosa c'è qui. Gruppo si chiama, e vendono cosa? Ah, salto! Salto sulle pizza! Pizza! Voglio comprare questa pizza sulla quale sto camminando. Veramente poco igienica come cosa, devo dire. Poi i Doritos! No, vabbè, non ci credo, ragazzi. I Doritos! Io non so se voi avete mai assaggiato i Doritos. Se non l'avete mai fatto, scrivetemelo nei commenti, perché dobbiamo assolutamente farvi assaggiare i Doritos. Cioè, dovete conoscerli, sono le patatine più buone di sempre. Io in Inghilterra le mangiavo sempre. Ok, basta, mi è scocciato stare in questo negozio. Usciamo. E andiamo qui di fronte, un negozio di musica. Simpatico. Ciao piccola Alessia, seguimi. Ma sempre pizze, ovunque vendono pizze. Ok, ma io come faccio a prenderla la pizza? Ah, l'ho presa. Mangiatela. Perché non la mangia? Cioè, se la tiene in mano e basta. Come faccio a fargliela mangiare? Che succede se clicco qui? Inventario. Ok, che c'ho nell'inventario? Soltanto la pizza? Qualcuno di voi mi ha anche suggerito nei commenti di accettare come amici su Roblox fan a caso. Quindi facciamo così, scrivetemi qui sotto nei commenti come vi chiamate su Roblox e poi farò un video dove accetto i fan a caso. Se capisco come si fa prima, quindi spiegatemelo. Ok, che sta succedendo? Dove sono finita? Un tapirulan! Possiamo fare ginnastica e smaltire allo stesso tempo la pizza. Non capisco niente, cosa devo fare? Come funzionano queste cose? Allora, ah, quella è spenta. Ok, devo andare su questa qui. Ehi, dai, fa qualcosa! Niente, ragazzi, io non so giocare a Roblox. Ormai è appurato. Qui che c'è? Wow, wow! Ragazzi, signore e signori, sono Alessia e sto conducendo questo meteo. Allora, il tempo domani sarà molto bello oppure sarà molto brutto, io non lo so, però è divertente, sì. Va bene, basta. Perfetto, vorrei uscire. Come si fa? Mi sono buttata. Però sono ancora viva, questo è l'importante. Va bene. L'aeroporto! Ma che figata, posso partire! Andiamo a guardare l'aeroporto. Grazie. C'è la sicurezza. E poi, devo passare di qua, ok. Non ho suonato, quindi tutto a posto per me. Ma perché si siede sempre? Smettila di sederti. Di qua. Si va più veloce qui, yeah! L'aereo va di qua. Wow, wow! Ragazzi, ma sono su un aereo! No, vabbè! Che meraviglia! Ok, ha ancora questa fetta di pizza in mano che non è decisa a mangiarsela. Però ragazzi, fatemi sapere se voi... Aiuto! Se voi sapete come posso fargli mangiare questa pizza. Sto pilotando! Wow! Usciamo da qua. Questo aereo non si muove. Guardiamo fuori dalla finestra, non si vede niente. Possiamo andare in bagno? Wow! Passo attraverso le porte, sono veramente un fantasma. Ok, mi posso lavare le mani? Ah, sto facendo pupù, ma non ho capito, sto realmente facendo pupù mentre mangio la pizza?
fare, ti puoi lavare le mani, dai, lavati. Vabbè, ce le hai occupate. Che schifo, andate in bagno e non si neanche lavate le mani. Basta sederti, ma vuoi dormire? Andiamo via, voglio uscire da questo aereo. Voglio uscire, che c'è di qua, la cucina? Ok, utile, però come si esce dall'aereo? Ah, di qua. Posso uscire? Grazie. Ah, ok, andiamo. Grazie per questa giornata all'aeroporto, ma voglio decisamente uscire. Vediamo adesso che cosa posso fare. Vediamo. Guardate qui che bella macchina. Me la posso prendere? Oh, wow. Sono entrata dentro, però sono dal lato passeggero. Vorrei andare dal lato guidatore. Posso? Non ci credo, ragazzi. Ho preso una macchina e la sto... Ragazzi, qualcuno corre verso di me, scusa, ok, te la ridò, scusami, ciao. Ragazzi, ho rubato la macchina a qualcuno, io non volevo, così che la polizia mi insegue. Ah, scappiamo, aiuto, ok. Ragazzi, non volevo rubargli la macchina, pensavo fosse lì libera da usare, non pensavo neanche potessi salirci e realmente prendere una macchina, però va bene. Ragazzi, sono salita in macchina con la polizia, cioè mi sono fatta arrestare da sola. Beh, vediamo dove mi porta la polizia, a fare benzina, a lavare la macchina. No, voglio andare via! Aiuto! Aiuto, scappo dalla polizia! Va bene, posso fare qualcosa di più interessante adesso? Vediamo che cosa c'è andando verso questa salita qui. Vai, 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 vai! Le querce, comunità! Ok, andiamo a vedere questa comunità. Proviamo ad entrare qui dentro. Perché è tutto buio? Ma non si può accendere una luce in questa comunità? Chiamo l'ascensore, che succede? Vabbè, ciao. Non mi piace questo posto, è troppo buio. Ah, che succede? Apriti, aiuto. Ragazzi, non mi ricordo da che lato sono venuta. Ah, forse di qua. No, quella è una vetrina. Sono libera. Ci sono delle case da poter comprare, ma se io clicco qui, posso... Wow, posso prendermi lo skateboard! Woo! A saperlo prima ero molto più veloce, scusate. Ah, sbagliato, sbagliato. Wow! Bene, ragazzi, questa mappa è stata davvero super divertente, ci sono tantissime cose che si possono fare e tantissime cose da esplorare, quindi sicuramente ci giocherò una seconda volta, soprattutto se voi volete, quindi scrivetemi nei commenti se volete una seconda parte di Brookhaven e suggeritemi altri giochi che potrei fare qui su Roblox. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!